fondo Gesù è venuto per portare pace in terra agli uomini. Noi dicevamo gli uomini di buona volontà, sembrava, e agli altri la guerra. No, no, la buona volontà è la buona volontà di Dio. È Dio che vuole la buona volontà. Allora, gli uomini che sono l'oggetto della buona volontà di Dio, gli uomini amati da Dio. Ecco, allora io credo che, ecco, aprirsi così è vincere la chiusura dei farisei. E allora sentire che anche il mondo, il Sinedrio, avremmo detto, non è un segno di potere, ma deve essere un segno di servizio. E questa è la Costituzione sulla Chiesa, in cui il popolo di Dio si sente al servizio dell'umanità, del cammino dell'umanità, dove allora anche il valore dei laici, perché una volta sembrava che la Chiesa fossero i preti e i laici quelli che obbediscono, anche perché c'era una certa unità di mentalità. Oggi col pluralismo delle mentalità, delle sensibilità, chi è che le può cogliere? I laici che vivono i vari mondi, le varie sensibilità, e che allora nella Chiesa vengono aiutati dalla gerarchia ad accogliere la parola di Dio e a illuminare la situazione di oggi, che è una situazione diversa, perché una volta deve essere illuminata anche quella di oggi dalla parola di Dio, e che sono aiutate dall'incontro con Cristo, che fonde lo Spirito Santo, ad avere la forza per portare lo spirito dei valori, degli ideali e lo spirito della solidarietà e della pace nel mondo. Io credo che, ecco, rimango sempre molto colpito da questa durezza che il Signore ha contro gli scribi e i farisei. Non perché fosse, ma perché diventano l'espressione di una mentalità chiusa, che è la mentalità chiusa in cui possono cadere tutte le religioni, chiuse in sé, ecco, e che guardano con svalutazione tutto quello che è al di fuori. Mentre invece il sentire che l'essere cristiani, come sarebbe stato loro l'essere farisei, e oggi l'essere cristiani, non è un privilegio che ti fa guardare gli altri con senso di superiorità, ma è una grande responsabilità. Il Signore ti ha dato di più, il Signore continua a darti di più, non perché te lo goda svalutando gli altri, ma perché tu metta questo al di più al servizio degli altri, perché tu possa essere davvero un lievito nel mondo di giustizia, di bontà e di pace.